Topolino della settimana, numero 3514, copertina molto pubblicitaria di Ivan Mikael, il ritorno molto gradito di Siamo Serie, la serie di la saga di Sara Giovannini e Silvia Sica, che parla di retroscena della serie televisiva un po' strana, ma proprio. Insomma, una storia molto interessante, i disegni come al solito sono sempre molto allegri e festosi, quelli di Silvia Sica. Insomma, i personaggi sono delle bombe proprio. Dagli attori, dal regista, Chiquita, Paperina. Poi il personaggio che veramente preferisco di più di questa serie è Felipe, che con questo riso gli faccio matto. Insomma, storia molto bella che merita sicuramente il 9 per la settimana. Ma vediamo se per il primo posto. La seconda storia di questa settimana è il Papa Romanzino con Media in due atti, atto primo e secondo. Storia di Marco Cervasi. Un'altra bella storia in stile romanesco. E ma andiamo a Roma, andiamo a Pilana Vira, va? No, è vero, non abbiamo stato tranquilli, ma abbiamo ancora ancora messo. Una storia molto alla romanza, nel 1830, una bella commedia sull'eredità dei paperoni, dei bisognosi. Insomma, molto, ricalca molto la realtà. Insomma, anche il linguaggio, un bel dialetto romano, romanesco, ci va, sta molto bene. Io non so parlare romano, quindi perdono tutti i romani che guardano questi video. Vabbè, una storia molto avvincente, anche questa da 9. Abbiamo Paperino e la amica Amaca. Questa storia molto buffa, anche questa di, non si sa chi, prima, di Livello di Livello di Carlo Panara, insomma. Storia molto bella anche questa, dal mio punto di vista, anche questa prende un 9, assolutamente. E passiamo invece poi ci sono i sketch di Sbro Pippo, molto carini anche questi, guarda, gli diamo un voto particolare. L'ultimo punto è quello che ci aspettavamo più da tantissimo tempo, ovvero gli evaporati, il gran finale della storia. Storia che non sembra concludersi, che si concluderà in una possibile seconda stagione. Ma io speravo di trovare un finale su questa storia, una soluzione, e invece niente, dobbiamo aspettare ancora. Gli evaporati 2, anche questa storia di Brunoella e Nave Cesarella, anche questa storia merita un 9. Il topolino di questa settimana è molto ricco, devo dire. No, non ve lo spoglio, andate a cercare voi. Invento furbo, questo è geniale, veramente. Anche questo nome che è Enrico Faccini. Lo sappiamo, benissimo, come si chiama. Passiamo invece al prossimo topolino. Topolino 3500... la pappina, c'è il mio cane che abbaglia fuori. Topolino 3515, abbiamo il ritorno di Casti, Luca Castellani. Bene. La storia fumetti, dopo il nero ipotetico, stop scherzo. Oh, siamo interessanti. Abbiamo invece un topolino sull'arte con una copertina ristrettissima di Stefano Zanchi, sempre patologa, in copertina, il segreto di Stefano Zanchi, se non ricordo male la copertina. Insomma, noi questa settimana chiudiamo qua. Venerdì, domani vi lascio il consueto video delle super storie di Topolino. Noi ci vediamo quindi al prossimo con un nuovo topic o argomento. Ciao!